Sicuramente mi guardi posta perché sono andrei ad Alassio. Perché George credo che sia in vacanza e Vincenzo è stato impegnato e quindi ci sarà stato di sicuro. Andrò con lui, non è un problema. Anche perché la piscina sinceramente mi fa un po' cagare, l'ho detto chiaramente. Oh, ci sei Marco, hai visto la mia nuova postazione? La mia nuova postazione è per ora, perché ovviamente mio padre sta andando al bianco, quindi qua non c'è più un cazzo. C'è solo la televisione, ho messo solo questa scrivania per tenere la play. Tipo cioè, la scrivania grossa non c'è più, lo scaffale lì non c'è più, c'è un cazzo. Hai visto il video che ti ho mandato su WhatsApp? C'è una sedina qua, sedia di merda qua davanti. Però ci sta, perché qua sotto ho messo pure la luce, quindi tu mi dovresti vedere più o meno. Più o meno. Ti avevo mandato il video su WhatsApp. Scusa per il ritardo, solo che, cioè, abbiamo detto all'una, poi ho avviato praticamente all'1:30 perché ho aspettato che Paolo lo venissero a prendere, perché mi dispiaceva lasciarlo da solo. Tanto io ci ho messo, vedi, 5 minuti a tornare. Va bene, dai, possiamo iniziare. Tanto l'amica di mia madre se n'è andata, quindi anche se adesso faccio casino non succede niente. Scusa, prof, non ho guardato. Quel coso è ancora là fuori. Guardate, laggiù! Ah sì, eravamo Meglio rimasti qua. Seguirla. Chiunque lei sia è coinvolta in quello che ci sta succedendo. E se hai ragione, che facciamo? Fermarla potrebbe essere l'unico modo per salvare la vita ai nostri sosia. Ok. Sta di guardia in caso tornasse quell'essere. Aspetta un attimo. Ok. Niente, scusami. Tabaccazzo di bambino. No, troppo. Okay.
Balza, da solo. Mo succede qualcosa. Ehi, piccola. Ma che cazzo Sei andate a qui? seguire una bambina di sopra? Ma Dio merda, oh. Ma che cazzo fate? Ecco, l'hanno chiusi. Chiusi a chiave. Porco. Abbiamo appena iniziato, Dio merda. Abbiamo appena iniziato. Che succede? Adesso è un altro ricordo, cos'è? Mi addolora dire queste parole, ma il tuo castigo sarà la nostra salvezza. E terrà al sicuro la città. Potete graziarmi, ve ne prego. So che per te è difficile, ma un giorno comprenderai e me ne sarai grata. Allontanati da qui, Mary. Le suppliche non servono. Ma questo è Non devi avere Daniel. memoria della mia fine. Che sarà di me quando te ne... Stando pure Invece ormai Daniel. hanno nominato Vedi? Abram. È tutto Farò quello che vuoi. collegato. È tutto collegato. Una decisione che non vede tutti concordi. Ah, si lancia. Il giorno del giudizio giunge per tutti. No! Oggi tocca a te. È morto. Aspetta, voglio... No, voglio vedere se te lo ricordi te. Se non te lo ricordi lo dico. Io ho visto già e ho già capito. Cioè, che è una cosa già successa, che sta riaccadendo. No, voglio vedere. Vedere se sai cioè, se, cosa ho capito io. Non lo sei capito. All'inizio del gioco, quando abbiamo visto loro in quella casa che era una famiglia, ti ricordi Daniel come è morto? Daniel, ti ricordi come è morto? Dai, penso che ti ricordi come sia morto, dai. Ecco, si è buttato dal tetto ed è morto su quelle sprang. E adesso lui, guarda. Guarda, piccola, osserva chi volevi salvare. Lui non è più una creatura terrena. Soltanto i demoni e i dannati resistono a tal modo. Vedi? Non muore lo stesso. Ma lo stanno salvando. No, F. È morto, non ci, è morto uguale identico. Uguale identico come quell'altra volta. Uguale. Vuol dire che adesso succede qualcosa a Daniel. Daniel adesso del presente. Perché ti ricordi che la scorsa live Taylor era morta nel passato ed è uscita dal Taylor fantasma lì e ce l'hai presa con Taylor. Ora succede qualcosa a lui. Era proprio qui. Lo tenevo stretto. È tutto collegato alla fine. Ecco perché loro sono qua, perché i loro antichi sono morti in questo posto. Ero con lui. Ma non ce l'ho fatta. Siamo Taylor adesso. Mi spiace. Dai, sono la sua ragazza. Mi spiace sia toccato anche a te. So bene quanto fa male. Maledetti processi! Questa gente era pazza! Lo hanno ucciso senza motivo! Mi spiace, non ha alcun senso. Ecco che succede. Angela è morta dopo l'esecuzione della sua sosia. Taylor è scampata soltanto per miracolo. Quando il tuo doppio muore, poi Ecco, tocca vedi? a te. Quando il doppio muore, poi Davvero tocca a te. incoraggiante. Molte grazie. Non è meglio sapere quello che ti aspetta? Ecco, Eccolo lì! È quello che ci segue! Andiamo! Lo sapevo. Mo se la prende con Daniel. Cosa facciamo adesso con quel mostro là fuori? Piano. Dai, ho già morta Angela. Loro devono È qui rimanere fuori. vive. Sentite. Sì, è qui fuori, per adesso. Devono E rimanere se entrasse vive. dentro a cercarci? Almeno Forse siamo loro. al sicuro se rimaniamo in chiesa. E perché? Perché è un luogo sacro. Magari qui non ci può entrare. Andiamo.
Non si tratta mica di un vampiro. Almeno è un edificio con delle mura. Ha ragione. Qui è più sicuro, non ce ne andremo. Cosa facciamo, Marco? Io queste decisioni non so cosa fare, perché potrebbero essere decisive per la storia. Cioè, diamo ragione al professore, siamo qua dentro, oppure andiamo via. Però forse là fuori c'è quello, questo è il problema. C'è il mostro. Quindi che cazzo facciamo? Io non so che cazzo fare. Minchia, sta bastarda però c'ha inganno. È bloccato però come cosa. Rimane, ok. Forse hai ragione allora. Beh, forse restare qui non è una cattiva idea. Secondo te è la scelta migliore? Dobbiamo restare qui. Non c'è scelta. Ok, forse hai ragione. Se si stanca, potrebbe andarsene via. Non sapremmo dove andare. Adesso? Trova un'altra uscita. Ah, dobbiamo trovare un'altra via d'uscita. E resta in gruppo. Sembrano più di uno. Fantastico! Shh, sentite! Questi cazzo di cose. Segue ogni nostro movimento. Dobbiamo fare molto piano. Nemmeno un rumore. Forse sta usando lo di. Porca puttana! Minchia, la stava per prendere. Visto quanto è mancato, minchia, se la prendeva l'ammazzava. Correte! Oh no! Nascondiamoci, presto! Questo qua con le asce, cioè con le lance, è il corpo di Daniel. Perché Daniel è morto su quelle lance lì inficcato. Quindi questo è per forza Daniel. Vecchio Daniel. Li devo salvare adesso. È un casino adesso. È un casino. Oh merda. Oh merda. No, allora qua c'è il rischio che forse ci muore Josh. Cosa facciamo? Io non voglio che muore. No, 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 qua dobbiamo un attimo pensarci. Cosa facciamo? Affrontiamo il mostro. Però se lo affrontiamo rischia che muore Daniel. Se invece scappiamo. Ma però se muore Daniel. Cioè, aspetta, ragioniamo un attimo. Cioè, se andiamo ad affrontare il mostro, c'è il rischio che muore Daniel. Se invece scappiamo, però c'è il rischio che muore Josh. Perché Josh poi rimane da solo. Quindi che cazzo facciamo? Cioè, io non voglio più che muore nessuno, cazzo, dai. Che palle. Ma chi non muore? Intendi Daniel? Cioè, chi è che intendi? Cioè, secondo te se andiamo ad affrontare il mostro, Daniel non muore? Cioè, lui? Oh, Josh. Vabbè, dai, proviamoci. Tanto la prima storia è pur sempre così. Non possiamo farci niente. Puffi! Bravo Marco, bravo, bravo, hai ragione. L'abbiamo stordito e Josh è scappato. Bravo, bravo, scelta giusta. Bravo. Non me l'aspettavo, eh. No, non è ancora finita però. Dove sei? Taylor, coraggio, di qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo aiutarla ora. Aspetta un attimo, dobbiamo calmarci.
Cosa? Taylor è nei guai. Oh madonna, però sono troppo fighe queste scene. Ah, si sono divisi tutti. Ecco, è rimasta da sola. Ma che cazzo ti fermi? Chi è? Da sola? Non so se qualcuno. Dai, abbiamo salvato No, no, non è lui, non è lui. Dai. Sì, ma che cazzo è? Cioè, vuoi dirmi che in queste cose qua qualcuno muore, per forza? E ora cosa facciamo? Andiamo a destra o a sinistra? Tanto 50% della morte e 50% della vita. Prima ci è andata bene, adesso ci andrà male. Dai, ma che palle però. Dai. C'ho un'ansia, perché se facciamo una scelta sbagliata ci muore. Ma anch'io non lo so, per quello l'ho bloccato adesso. Non so che... Cosa faccio? Qua dobbiamo andare a culo. Dobbiamo andare a culo. Cosa facciamo? Andiamo a destra o a sinistra? Destra, ok. Tanto non mi ha nulla da fare. E sei tu? Io sono qui. Oh, abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto bene. Bravo. Bravo, Mussolini ci ha salvato. Sì. Che bello rivedervi. Sì. Non ci speravo più. Sì, tutti vivi. Qui siamo ancora in pericolo. Sì. Mussolini. Mussolini ci ha salvato. Devo respirare. Dobbiamo andare. Cioè, se in questa scena qua poteva morirci Taylor, Daniel oppure Josh, non c'è morto nessuno. Perché no, aspetta. Riposiamoci. Che siamo bravi. Non esiste. Le creature cercano noi, non te. Andiamo via. Restiamo uniti. Credetemi, restiamo uniti e andrà tutto bene. Come con Angela, vero? Ok, che facciamo adesso? Non lo so. Tutto merito del Duce, sì. Sì, ma dai, ma però che palle, Angela. Sì, ok, è morta, però... Riposiamoci un attimo. Però ci sta andando così bene, ci sta andando. Riposiamoci un attimo. Cheat. Dormi. Come ci riesci? Magari. Dubito che prenderei sonno dopo quello che è successo. Mi piacerebbe, sono a pezzi. Qualche idea su come andarcene? Dubbio o severità? Per ora siamo in trappola perché non possiamo uscire, quindi... A me piace a volte, non si scappa. Non possiamo fermarci. Dobbiamo riuscire a capire da dove viene la nebbia. Forse la bambina, Mary, può aiutarci in qualche modo a uscirne. Trovare Mary, fermarla, può funzionare, ok? Ma l'altra ragazzina, quella che continua a fuggire. Mary e lei sono collegate, ne sono convinto. Forse l'altra vuole condurci da qualche parte. Dove? Non lo so. Magari il luogo della resa dei conti. Come la situazione è fuori controllo. Come la resa dei conti? Non ci restano molte alternative. Tutti gli eventi ruotano attorno a Mary. I processi, le esecuzioni. Ok, ma allora come la fermiamo? Non sappiamo neanche se esista. È tardi per fare qualcosa. È così. È finita. Dobbiamo provarci. Come è finita? Dobbiamo provarci. Lo dobbiamo agli altri. E a noi stessi. È Mary la chiave di tutto questo. Ne sono certo. Non è così semplice. È una bambina, ti ricordo. Non possiamo... Ascoltami. Se la rivedremo, faremo tutto quello che serve. No! Cazzo. Cos'è stato? Vuole ammazzare la bambina. È tornato per finirmi. Nascondiamoci. Presto. Oh madonna.
Cos'è la prova a tempo di nuovo? Di stare in silenzio. Sta a vedere la prova lì a tempo. Scommetti? Oh, è il vecchio! È il vecchio? Quello negro? Mi dissocio dalla parola. YouTube, non bannarmi la live. Ma! Ma! Vacci piano! Ma! Sono delicata! Pensavo fossi... Gigi! Morta. Come sei riuscita a trovarci? Gigi! Pensavamo... Ma! Ma! È bello rivederti. Ma! Smettila! Mi metti in imbarazzo! Ma grazie! Se, non so come... Non si scherza! Se... Lo ammetto, sei una donna forte. Così la banda... Avete trovato gli altri, bravo! Che culo! In realtà... Sono stati loro. Adesso dobbiamo solo pensare a salvarci. Non so, non so come sia viva, però... Sto tutti vivi. Abbiamo visto altre creature dopo che ci hai lasciato. Dai, lasciato. Finito il gioco? Dai. Mi inseguiva, era tutti vivi. Quindi ce ne sono altri. Ma che cosa sono? Come te la cavi senza occhiali? Me la cavo bene. Certe cose preferisco non vederle. Hai perso gli occhiali, ma non il senso dell'umorismo. Bene. Sentitemi. Ho sentito. Dai, ma non si può stare un attimo tranquilli. Continuiamo a scappare. Arriva. Sa che sta arrivando. No? Minchia, dai, GG. Sono contento. Tutti vivi alla fine siamo. Per ora, perché ancora non è finito il gioco. Però penso che siamo a un buon punto, eh. Ma ho una domanda da farti, veloce. Sì, infatti, per quello ho detto, non me l'aspettavo, mi sono messo a urlare, avrò detto ma che insomma mio fratello che di là in cucina mi avrà sentito. Ma perché non me l'aspettavo? Cioè, infatti, se finisse così, che sono tutti vivi, questa sarebbe la prima volta. Perché comunque su Until Dawn c'erano morti tipo 2 o 3, mi ricordo. Però, per ora stiamo facendo il finale perfetto, per ora. Ma una domanda da farti. Ma in tutto questo, l'autista dov'è? Perché noi abbiamo avuto una premonizione all'inizio, cioè che uno gli puntava la pistola alla testa. Però non l'abbiamo ancora vista sta cosa. Quindi l'autista dove cazzo è? Cioè, è normale che sia sparito l'autista? Quello all'inizio, quello che stava guidando, dove cazzo è? Ti aiuto a scendere. Boh. Scappa! Via! Scappiamo! Ehi, con calma! Un attimo! Mi sta scopando la bambina. Mi dissocio. Comunque... Adesso è un casino perché stiamo scappando. Si stanno dividendo tutti di nuovo. Te l'ho detto, dobbiamo stare ancora attenti, eh. Il gioco non è finito ancora. Ecco, si sono divisi già tutti. Ecco, sto coglione da solo. Io merda. Professore! Angela, siete lì? Dai, ma guarda Teo. Daniel! Taylor! Qua devo stare attento, un bot. Punto 0.25. Ce la stiamo tirando troppo. Ragazzi! Dove diavolo siete? Non siete qualcosa. Oh, c'è Daniel! Oh me! Oh ca... No! No! Porca puttana! Porca puttana! Porca... E ora? E ora? Ora il gioco ci dirà di sicuro. Appunto, ora... Cioè, noi dovremmo... Se salviamo... Cioè, non lo so. Allora, o uno per forza muore. Cioè, dobbiamo scegliere solo noi chi salvare. Oppure, se salviamo uno...
Cioè, se salviamo quello giusto, l'altro si salva da solo, in teoria. Però, come facciamo adesso? Come facciamo a sapere chi si potrebbe salvare da... A me come astuzia mi verrebbe Daniel, che è più forte di Taylor, però questo non lo possiamo sapere. Dai, magari il gioco lo fa apposta, magari quella che in realtà si salva da sola è Taylor. Quindi ora come cazzo facciamo? Ricordiamoci che per forza un 50% è bene, il 50% è male. Quindi dobbiamo pensare un attimo. Dobbiamo fare una... Che cosa facciamo? Madonna. Appunto per quello. Daniel adesso sta lottando. Quindi quello più in pericolo, secondo me, è Daniel. Ma poi io adesso magari questo qua sarà una cazzata e magari non è vero. Però magari adesso tutti stanno pensando, ma Daniel è più forte, magari riesce a liberarsi da solo. Secondo me dobbiamo aiutare Taylor. Sì, Daniel. Perché secondo me se aiutiamo Daniel, in qualche modo Taylor riesce a liberarsi. Perché secondo me tutti pensano, cioè quelli che hanno creato il gioco pensano che quelli che ci giocano dicono, Daniel è più forte, quindi riuscirà a liberarsi da solo e quindi aiutano Taylor e poi Daniel muore. Cioè, questo è quello che penso io. Vabbè, dai, proviamoci. Alla fine, cioè, fare un finale perfetto in sti giochi alla prima volta è impossibile. Perché noi abbiamo fatto il finale perfetto su Until Dawn la seconda volta, non la prima. Quindi ci proviamo, se va male, oh. Ci proviamo, oh. Ci proviamo. Aspetta, devo aiutarlo! Non mi morire Taylor, se mi muore Taylor mi incazzo. Salvalo! Salvala! Salvala! Madonna di quella puttana bastarda, bastarda! Dio me! Dio bastardo! Fanculo allora! L'hai lasciata morire! Dobbiamo andare, ora! Mi sa che la mia teoria era sbagliata. Ma, cioè, io sono curioso adesso. Cioè, ma... Sono curioso perché cosa succedeva se adesso avremmo salvato... Cosa? Aspetta, no, io sono troppo curioso, so che dovremmo... Voglio un attimo tornare al menu principale, voglio vedere dove ci salva. Se ci fa fare sta parte, io non penso, eh. No, ma perché non è che alla fine uno dei due doveva per forza morire? Cioè, questo è quello che penso alla fine. So che non dovrei farlo questo, però sono solo curioso, dai. Stupidi di cosa? Dai, ti prego, non fammi partire dalla cosa scappa, dai, fammi fare da parte, vedere cosa succede, ti prego. È vero, hai ragione. Ma noi siamo in... No, no, non ce la fai fare. Siamo già qua. No, no, non ce la fai fare, siamo già dalla parte lì. Hai ragione però, perché lei è presa sul collo, la sta strozzando, quindi lei ha meno tempo. Ma però, cioè, l'altro se non lo salvavamo, quello lì lo infilzava. Cioè, anche quindi lui sarebbe morto subito sul colpo.
No, Marco, lo dobbiamo fare, niente. So che non vale, lo so che non vale quello che sto facendo, però voglio, sono curioso. Sono curioso io. Devo respirare. Ecco, ce lo stai facendo rifare adesso. Non ti incazzare però, eh. Cioè, magari dici adesso, ma non dovevi farlo, dai. Almeno scopriamo cosa succede, dai. Per una volta lo possiamo, dai, almeno una volta lo facciamo, almeno una volta. So che in teoria adesso Taylor c'era morta, però voglio solo vedere cosa succede. Solo quello. Dobbiamo andare. Non fermatevi. No, aspetta. Possiamo oppure no? Perché se tu non vuoi. No, voglio sapere. Ok, va bene. Riposiamoci. Non esiste. Però una cosa, se adesso facciamo. Se salviamo Taylor e si salva anche Daniel, non vale. Cioè, ormai c'è morta Taylor a noi. Quindi a noi ormai c'è morta una. Quindi anche se sopravvive, dobbiamo far finta che è morta. Le Ormai è andata creature così. cercano noi, non te. Andiamo via. Facciamo la stessa scelta di prima. Credetemi, restiamo uniti e andrà tutto bene. Come con Angela, vero? Ok. Peccato però, dai, Che che facciamo adesso? palle. Non lo so. Volevo fare il finale perfetto, cazzo. Cazzo, cazzo. Madonna. Però abbiamo ancora due tentativi, ricordati, eh. Abbiamo il tentativo Riposiamoci un attimo. con Maid of Medan e House of Ashes. Potremmo ancora tentare lì in qualche modo. Strano. Però. Ormai questo è andato. Il finale perfetto è F. Come ci riesci? Ma poi Pagare? fidati che Dubito che prenderemo. fare finali perfetti in sto gioco è difficile. In sti giochi qua. Molto. O quello che è successo. Mi piacerebbe, sono a pezzi. Qualche idea su come andarcene? Faccio le stesse scelte La di prima. nebbia c'è a volte, non si scappa. Non possiamo fermarci. Dobbiamo riuscire a capire da dove viene la nebbia. Forse la bambina, Mary, può aiutarci in qualche modo a uscirne. Trovare Mary, fermarla, può funzionare, ok? Ma l'altra ragazzina, quella che continua a fuggire. Mary e lei sono collegate, ne sono convinto. Forse l'altra vuole condurci da qualche parte. Dove? Non lo so. Magari il luogo della resa dei conti. La situazione è fuori controllo. Non ci restano molte alternative. Tutti gli eventi ruotano attorno a Mary, i processi, le esecuzioni. Ok, ma allora come la fermiamo? Che Non palle, però. sappiamo neanche se esista. Mi sta girando il cazzo adesso. Per una. È Dai, tardi per che. fare qualcosa. Stavamo per fare È così. il È finale finita. perfetto. Che palle, per poco. Dobbiamo provarci. Lo dobbiamo agli altri e a noi stessi. È Mary la chiave di tutto questo. Ne sono certo. Non è così semplice. È una bambina, ti ricordo. Non possiamo. Ascoltami. Se la rivedremo, faremo tutto quello che serve. Cos'è stato? Quel mostro è tornato per finirmi. Nascondiamoci. Presto. Punta verso di noi. Silenzio. Adesso arriva. Ah, è Angela, vero, me l'ho Angela! dimenticato. Vacci piano, sono delicata. Pensavo fossi morta. C come sei riuscita a trovarci? Pensavamo. Beh. È bello rivederti. Smettila, mi metti in imbarazzo. Ma grazie. Con te non si scherza. Lo ammetto, sei una donna forte. Così la banda è riunita. Avete trovato gli altri, bravi. In realtà sono stati loro. Adesso dobbiamo solo pensare a salvarci. Andiamo. Abbiamo visto altre creature dopo che ci hai lasciati. L'essere che mi inseguiva era orripilante. Quindi ce ne sono altri. Ma che cosa sono? Come te la cavi senza occhiali? Me la cavo bene. Certe cose preferisco non vederle.
Hai visto qua? Ho perso gli occhiali, ma non il senso dell'umorismo. Cosa c'è qui? Dove sto puntando col dito? Sentito? Ho sentito. Sembrava vicino. Continuiamo a scappare. Non penso che la vedi, però. Cioè, io lo vedo. Nella telecamera. Ho sbagliato. Oh, dai, adesso arriviamo alla parte. Qua. Qui. Lo sto prendendo col dito. Ciccio, la vedi? E Ciccio è qua. Professore, sul letto. Angela, siete lì? Dai, adesso vediamo cosa succede. Vabbè, se nel caso... Se adesso nel caso vediamo e muore Daniel, allora lì può forse morire uno dei due. Il gioco è bastardo, quindi allora il finale perfetto non lo puoi fare. Vediamo adesso. Vedremo, scopriamo. Ragazzi! Ok, adesso sta per succedere. Dove diavolo siete? Andiamo. E allora? Merda! Dammi la mano, Taylor! Tagliali la gola! Non lasciarmi! Resisti! Taylor, resisti! Ma? Per una scelta di merda. Per una scelta di merda. Dai. Per una scelta di merda potevamo fare il finale perfetto. Ma vaffanculo. Sto gioco di merda. Ma che cazzo. Dai. Ma guarda te, oh. Ma vaffanculo. Dio merda. Dio merda. Che palle. Dai. Ma che cazzo si aspettava che arrivava Josh che lanciava il sasso contro di quello e quello e Daniel si salvava da solo? Dai, ma guarda Teo, vedi, l'hanno fatta apposta. Cioè, sapevano che noi facevamo questo ragionamento, che magari Daniel è sì forte, si libera da solo, che noi facevamo l'incontrario, alla fine era l'incontrario ancora. Cioè, dovevamo salvare Taylor. Dai, ma che palle però, dai. Sì, ma è triste così. Non mi spiego come abbiamo fatto a salvarci. Appunto, non potevi... Aspetta a festeggiare, siamo ancora in questa città di merda. E quei mutanti... Beh, tanto io sono sempre triste adesso, perché anche se Taylor è viva, in teoria dovrebbe essere morta. Cioè, ormai lei non la contiamo più, purtroppo. Però che pa... Per una scelta sbagliata abbiamo perso un personaggio. Abbiamo fatto tutto bene per una scelta di merda. Oh. Per una scelta. Ali. Non fermiamoci. Perché vedi, ha sbagliato a colpirlo. Ha preso l'albero e gli è rimasto l'albero. È meglio conquistare te stesso. Più che vincere mille battaglie, se conquisti te stesso, la vittoria è tua. No, però... Lui qua ci avrebbe detto un'altra cosa di sicuro, perché in teoria adesso Taylor era morta, però adesso non è morta, quindi qua magari avrebbe detto è morta Taylor. E vabbè.
Vabbè. Né angeli né demoni. Paradiso o inferno. Forse comincia a essere evidente, vero? Però non riesco a pensarci, oh. Per una scelta abbiamo perso un personaggio. Che cazzo fa? Con le carte. Cioè che nulla e che nessuno è obbligatoriamente quello che sembra essere. Ma che cazzo? Tre esecuzioni, tre creature tormentate. Finora tutti gli studenti sono riusciti a sfuggire alla condanna e all'eterna sofferenza. Sì, cheat. Ipotesi sul futuro e su cosa si nasconda nella nebbia. Cheat sono sopravvissuti tutti. Qualcosa di sinistro. Palle, che palle. Che palle, oh. Che palle. Madonna. Madonna, che palle. Non riesco a pensarci adesso. Ragazzina. Dobbiamo fermarla. Sono certo, vabbè, che la rivedremo presto. Ormai Taylor ce la teniamo così. Forte, ma... Però... Forse se riusciamo a salvare i nostri sosia dall'esecuzione, sopravvivremo anche noi. Io sono stata attaccata dopo la sua morte. Lucciole. Ecco spiegato il bagliore. Palle. Ha un certo fascino, non pensi? Che fenomeno strano. Sono spariti tutti. Dove sono, Taylor? Sono solo... No! No, non può essere. Non credo ai miei occhi. Tocca a lui adesso, ad Andrew. Cazzo. Chiedo venia per la tarda ora. Quindi, ora vedi, adesso ti spiego. Adesso potrebbe morire Andrew, quindi. Dobbiamo stare attento pure a lui. Adesso c'è il rischio pure che perdiamo due, ne perdiamo. Da che eravamo finale perfetto, eh. Adesso rischiamo pure di perdere due. Dobbiamo interloquire. Cosa ti angoscia, amico mio? È per Mary. Sono in pensiero a causa del suo ruolo nei processi. Ma poi è la stessa voce. È vero. Non solo quello. Ho visto che sorrideva mentre giustiziavano la sorella. Pareva goderne. Sei certo? Lo sono. Ma quando dice di struggersi al rimorso, per me. Stai lontano da lei, Abram. Quella bambina porta soltanto guai. Troppo tardi. Senza fratello e sorella, ora Mary vive sotto il mio tetto. Il tuo buon cuore ti pone in grave pericolo. Cosa mi consigli? Riferisci alla corte della sua dubbia fede, che gioiva alla morte della sorella. Ti supplico. Non saprei. Mary sembra dispiaciuta. Se nascondi i tuoi dubbi, la comunità ne pagherà il prezzo. Nessuno è al sicuro dai suoi vaneggiamenti. Molto bene. Se la corte ascolterà, testimonierò. Parla con loro. Mi hanno stregato. Non sei stregato. Allora come si spiega la tua presenza? Neanch'io so che sta succedendo. Ti ha evocato per difenderla. Per no, indurmi no. Al silenzio. Che sta dicendo questo? Soltanto il diavolo può partorire un demone identico a me. Non sono un demone. Ma ci somigliamo e sono d'accordo, è davvero molto strano. Che cosa vuoi da me? Voglio sapere cosa vuoi dire alla corte riguardo a Mary. Mi ero convinto a testimoniare. Ma ora sono indeciso. So che hai paura, ma devi parlare. Dire cosa ha fatto la bambina, come dice il tuo amico. Vi manda il diavolo per tentarmi. Ma non soccomberò. Little Hope è ormai irriconoscibile. I fenomeni oscuri e inspiegabili sono all'ordine del giorno. No, no. E voi, chiunque siate, ne fate parte. No. Certo, dire la verità su Mary salverebbe il mio amico. Ma non posso farlo a cuor leggero. Così facendo condannerei una bambina. Il colpevole è il prete. Non è giusto incolpare una bambina. È quel prete, il manovratore occulto. No, ti sbagli. Fermiamo la bambina. Non c'è altro modo.
Il reverendo Carver è un uomo timorato di Dio. Ciò non si discute. Ma che non si... Vedi, il prete veniva difeso da tutti. Perché alla fine l'hai visto un... Ti ricordi abbiamo visto un pezzo di carta... Mossa sbagliata. C'era scritto che il prete è stato arrestato. Ma perché secondo me la bambina è forzata dal prete a fare queste cose. Io la penso così. Bina ci costerà caro e lo sai. Spero ti sbagli. Per il nostro bene. Che è successo? E ti è riuscito a incontrare Mary? No, non l'abbiamo vista. Merda. Questo è un casino, però. Casino. Il sosia di Andrew, Abraham. Mi dissocio. Stava pensando di voler testimoniare contro Mary, ma Andrew l'ha convinto a rinunciare. Una mossa astuta. Non posso crederci, cazzo. Stiamo assistendo a eventi che sono avvenuti centinaia di anni. Come stai? Non bene. Demoni dal passato? Sono stanca di questa situazione di merda. C'è una cosa che mi ha sorpresa. Sentirmi parte della squadra. Ed è bello. Non mi era mai successo. Mi fa tenerezza, Taylor, sì, adesso. Perché lei sarebbe morta. Ho imparato molto. Cioè, lui adesso, a quest'ora di niente, non starebbe parlando con lei. Adesso lui sarebbe in un angolino zitto. Che palle, però. Ogni volta ci deve andare sempre male, oh. Ogni volta. Ma ci sono voluti demoni e fantasmi. La situazione è seria. C'è poco da ridere, siamo in guai seri. Sì, lo so. La situazione è seria. Voglio... No. Voglio soltanto andarmene. E ce la farò. Grazie. È che sono... molto tesa al momento. Dobbiamo andare. No! Taylor! E allora... Allora, però... Così mi incazzo, eh. Taylor! Dove sei? Dai, sei morta, mi incazzo. E allora adesso mi incazzo. Cioè, tu lo sai adesso cosa sta per succedere adesso? Sì, l'ho gufata. Ma lo sai cosa? Se adesso noi sbagliamo, perché c'è scritto segui movimento o segui suono. Se adesso noi sbagliamo, il mostro l'ammazza. Perché noi andiamo da un'altra parte, abbia sbagliato il suono, a sentire la cosa, e quella l'ammazza. Quindi, cosa facciamo? Sì, ma io ho visto come movimento che c'era un cerbiatto. Facciamo suoni, sì. Dai, ti prego. Taylor! Sì, ho fatto bene. Sei tu? Dai, ti prego. Sì! Sì. Tieniti forte e non mollarmi per nessun motivo. Aiutami. Aiutami! Io non ti lascio. E allora... No, dai. Ma porca puttana. Oh mio Dio. Oh Madonna, che ansia. Oh Madonna. Via, via, via. Dobbiamo andare, ok? Che diavolo è quella cosa?
Mamma, ma cos'è? Taylor la vogliono far morire? Cioè, non ho capito io. Boh. Andiamo a vedere. Questi sono lì Usciamo da tranquilli. questo maledetto bosco. Boh. Parleremo per strada. Però non c'è molto gioco di squadra, perché boh. Cioè, non si aiutano molto, da quanto vedo. Però ci è andata bene, dai. Ormai, Taylor, io non voglio più che muore di nuovo, però purtroppo la dobbiamo mettere in seconda parte ormai. Dobbiamo stare attenti agli altri, perché lei è già morta. Quindi una balza segno sul muro. Cos'è quella luce rossa? Ah, un lampione. Che è successo con quella cosa? Cosa ne pensi? Non lo so. È stato un casino. Che ne pensi? Sembrava che volesse trascinarmi nel bosco. Non voglio nemmeno pensare a che fine avrei fatto. Inizia a girare a nostro favore. Non so che cosa abbiamo visto o immaginato, ma siamo ancora in pericolo. Ma dai. Dobbiamo fermare Mary a sto punto. L'unico modo per uscire da questo incubo è fermare Mary e le sue bugie. Potevi smascherare Mary, rivelando quello che è, bugiarda e falsa. Costringerla a rispondere. Perché non l'hai fatto? Non siamo ancora certi che fermare Mary possa essere un. Forse ho sbagliato, cioè, forse ho sbagliato oppure no, perché io lì potevo dire di andare a incolpare, però non l'ho fatto. Cioè, ho incolpato il prete invece, e ho sbagliato. Quindi forse questa cosa che ho fatto può essere brutta, cioè per le cose dopo, non lo so. Però io penso così che alla È solo una fine, teoria. Sarà solo cioè, una teoria, ma per ora non abbiamo altro. abbiamo una sola occasione, se la spre. È il prete che, insomma, che cioè, obbliga la bambina a fare queste cose, secondo me. Ne avremo altre. È Poi finita, boh. quindi sono pronta davvero a tutto. Forza, diamo un'occhiata. Ah sì, infatti, non può essere il prete veramente. Magari può essere anche che ho fatto bene in realtà, eh. Magari colpendo il prete poi lo incolpano veramente. È chiusa, come questa cazzo di città. C'è qualcosa qua. Sindaco. Ah, questo è. Quindi c'è il sindaco. Non salire su qualcosa mi dice. Però. Dai, non riesco a pensarci. Dai, Madonna. Potrebbe essere la prima volta che facciamo il finale perfetto. Che palle. Venite a vedere. Che è successo adesso? Niguz. È pericoloso. Dubito si renda conto in che casino siamo. Presto, entriamo. Secondo me Niguz non è cattivo, secondo me. Non so perché lo continuano ad Beh, ignorare. è abbandonata da parecchio tempo. È giunta l'ora che io parli al giudice. La paura mi opprime. Non so come sarà accolta la mia testimonianza. Vabbè, facciamo che un errore concesso è concesso se muore un altro uomo. Sì, ok. Allora, ok, va bene. Allora possiamo dire che Taylor è ancora viva. Dai, ci sta. Posso dire che. Allora, per ora siamo ancora tutti vivi. Allora. Il diavolo spesso offusca la capacità di giudizio delle persone. Facciamo lui. Nulla di buono. Le sue parole vogliono tradire la verità. È compito mio decidere il vero. Abraham e Joseph sono complici in questo inganno. E vi ricordo che solo ieri avete condannato Joseph a morte. O siete pentito della decisione?
Dopo quanto ha appreso oggi, continuo a ritenere che Joseph fosse connivente col maligno quanto la moglie. Ma no, povero Joseph. Grazie al reverendo Carver che ha sfidato il demonio per fornire le prove. Mio dovere, giudice. Tuttavia, questa questo è un coglione. Legge a cercare la verità. Pertanto è mio dovere esaminare le accuse di Abram contro Mary. Mi permetta una parola, giudice Wyman. Il tempo scarseggia, vi richiedo sintesi. Mary ha dato chiara prova di grande forza nel denunciare il male. Sì, bastardo, sei tu che lo fai fare. Bastardo. Nonostante abbia svelato una pericolosa congrega, viene infangato. Il suo coraggio è in dubbio, ma dobbiamo appurarne le intenzioni. Bastardo. L'accusatore è colui a cui è stata affidata questa innocente. Di fronte alla palese inadeguatezza al ruolo, chiedo alla corte che Mary sia trasferita altrove. Come altrove? Chi proponete come tutore, reverendo? Io posso assumermi la responsabilità. No. Cosa tu? La non corte puoi. Ascolterà le parole di Abram e solo in seguito prenderà una decisione. Dobbiamo stare attenti allora noi. Deve parlare Abram. Abram. Dai Abram. Che cosa devo fare? Secondo alcuni dovrei denunciare Mary, ma può una bambina essere tanto malvagia? Cosa facciamo? Perché per me è il prete, non è la bambina. Cioè la bambina è forzata dal prete. Cioè che ne so, tipo la picchia. Cioè secondo me è una cosa tipo così, se la bambina non ascolta il prete tipo la picchia. Cioè gli alza le mani, allora lei ha paura e quindi dice, accetta di fare quello che dice il prete. Cioè io non voglio incolpare la bambina. Cioè io voglio incolpare il prete, cazzo. Cioè questo è il bello delle prime. Dobbiamo provare. Cioè noi siamo tutti e due, siamo anche, vedi, hai detto anche per me il prete. Siamo convinti di questa cosa, proviamo. Se va male alla fine così sono i giochi, È difficile. Lo sarebbe per chiunque. Mary è una bambina. Vediamo. Illustra la corte perché sei qui. Parla, ragazzo. Avanti! Mary ha parlato di spiriti maligni, sortilegi e stregoneria. L'ha fatto! Enti che molti ritengono impossibili. Non sono qui per ascoltare pettegolezzi. Avanti, giungi al punto. Mary è tormentata. Le apparizioni che ha visto l'hanno straziata, minando nell'innocenza. Alcuni affermano che sia complice di queste creature, ma nessuno ne è certo. Io meno di tutti. Chi mai potrebbe decifrarne la giovane mente? Mi accusi di non essere in grado di distinguere la verità? Oh, cazzo. Chiedo perdono. Non insinuerei mai questo. Non ho tempo da perdere. Per oggi ne ho abbastanza di te e del sacerdote. No, cazzo. Non avrei concluso. Ti ho concesso fin troppo tempo. Dio mio. Inoltre, Mary sarà affidata alle cure del reverendo Carver. Ora puoi andare. Ha fallito sto stronzo. Non sei capace di fare un cazzo. Fanculo, va. Dai. Dio merda. Abbiamo sbagliato qualcosa. Raccontatemi. C'era di nuovo il sosia di Andrew. Ha detto al giudice che Mary è innocente, che una vittima anche lei. No. Male, molto, molto male. Merda. Ora che succede? Questo ci aiuterà. Per forza. Ora sappiamo che possiamo alterare gli eventi. Cosa pensi? Ha ragione lui? È andata come ha detto lui. È andata come ha detto lui. Cos'è sta roba? Però, aspetta. L'Andrew del passato ha detto al giudice che Mary è vittima anche lei di queste cose, quindi innocente. Quindi da questo possiamo poi incolpare il prete, forse. Perché dicendo che la bambina è innocente, possiamo incolpare il prete. Quindi forse abbiamo fatto bene. Forse. Ma che cazzo? Non possiamo restare. Andiamo via da qui.
Forse. Poi non lo so. Il nome di James Clark. E chi cazzo è? 2 minuti e vado, ok, va bene. Ne abbiamo fatta di live. Ma come Kiss My Ass? Ma come Kiss My Ass? C'è scritto Kiss My Ass. Ma come? Come bacio? Ma... Vieni qui. Oddio. Ma questa era la famiglia dell'inizio? O sbaglio? C'è la bambina. Questo è troppo. Davvero troppo, cazzo. Prima incontriamo dei bifolchi cacciatori di streghe identici a noi. E adesso abbiamo anche la famiglia più... E anche loro sono nostri sosia. Ma... quindi è la foto della famiglia di loro. La famiglia che abbiamo giocato all'inizio, ti ricordi? Quindi è veramente esistita quella famiglia. Non era una falsa. Che ma... cazzo succede? Ma come si spiega? Secondo te sono morti come gli altri sosia? Potrebbe essere la causa, sì. Chissà che gli è successo. Sono morti tutti. Forse siamo tutti nello stesso incubo. F. Vuoi davvero un souvenir? Di questa notte? Di questa città? Comunque, questa la tengo io. Quando dici che potrebbe essere un incubo, ci credi? Se è il mio incubo, voi cosa ci fate qui? Questo vale per ognuno di noi. Ma che cazzo fa Angela da ferma? Tu sei il vero Andrew. Andiamo. Quindi, chi sarebbero i tizi nella foto? Ma Niguz, non è quello lì fuori questo Niguz? Che sarà successo? L'ha mollato per un altro. E mi sa che lui è il Niguz, quello là fuori. Quello che ogni tanto vediamo. Ma allora non è casa loro questo. Ok. Quale sarebbe la tua... Sentito. Veniva dal basso. Dobbiamo andarcene da qui. Ora. E Nen. Ah, Nig. Cosa ho fatto? Pesa molto. Andrew, muovi il culo, mi serve una mano. Che c'è? Tu da quella parte, io da questa. Spingiamo insieme. Bene. Dai, forza! Wow. Oh, merda! No! Oh cazzo, abbiamo fatto una cazzata, mi sa. Oh merda. Daniel, stai bene? No! Aiuto! Dai. Dai, come chiudere in bellezza la live? Mo ci muore pure Daniel. Ma porca... Allora, ora no, non me ne frega. Cioè, nel senso, prima di fare questa scelta dobbiamo pensarci un attimo. So che devi andare, ma direi che terminare qua mi sa che non è la cosa giusta. E ma qua, di nuovo, 50-50. Cosa facciamo? Lo tiriamo su o lo attacchiamo? Però adesso ci sono un sacco di ragionamenti. Può essere che magari lo attacchiamo, falliamo, cioè non lo prendiamo, lo attacchiamo male, e quindi poi quello prende Daniel e lo ammazza. Invece se lo tiriamo subito su, magari quello, nel frattempo che lo tiriamo su, quello lì arriva e lo ammazza. Nel frattempo. Dai, io non voglio che ci muore Daniel così all'ultimo, cioè mi incazzerei e non poco.
Decidi un attimo, Marco, voglio che ragioni anche te. Cosa hai detto? Aspetta, scusa. Stavo rispondendo a un messaggio, scusami. Aspetta, sto tornando in live. Però tanto questo è storto, non l'ho preso da un metro prima. Ma può essere che adesso. Vedi, il gioco è bastardo. Perché magari, vedi, adesso magari vedi, dice, vabbè, questo qua tanto prima non l'ha preso, quindi adesso magari non lo prenderà più. E cosa ne sappiamo noi? Se adesso il gioco fa l'incontrario. Ma adesso questo lo prende? Questa è la paura che ho. Vedi, prima il gioco è stato bastardo, ci ha fregato. E per quello c'è morta Taylor, perché ci ha fregato. Cioè, questo è il problema, Marco. Ma la cosa è che prima ci è andata bene, questo è il problema. Oh, la rischiamo? Dai, se muore prendo io le mie colpe. Proviamo ad attaccare lui? Ci proviamo? Dai, la rischiamo. La rischiamo, proviamo. Perché sto gioco è bastardo, Marco. Secondo me adesso ci fa fare l'incontrario. Io ho paura di questa cosa qui. Che mai adesso succede l'incontrario. Questo è il problema. Che ne dici? Rischiamo? Ok, dai, andiamo che avrà ragione. Vabbè, oh, se ci muore anche Daniel, tanto abbiamo detto che Taylor, per una volta non fa niente, quindi rimane sempre uno morto, non due, ma uno. Dai, proviamo. Viene verso di Tu cosa te! cazzo sei? C'è un'ansia, Marco, c'è un'ansia. Se questo cade è morto. Se questo cade è morto. Se questo cade è morto, Marco. No, Marco. Cosa facciamo? Porca puttana. No, no. Cosa facciamo? No, aspetta, no, dobbiamo dire qualcosa. Non po Secondo me dobbiamo dire qualcosa, non possiamo non dire niente in questa situazione. Perché, secondo me dobbiamo dire qualcosa, perché se non diciamo. Non ho capito cosa stai dicendo, NPT. No, secondo me, poi ripeto,
Non si sa ancora chi avrà ragione, perché alla fine ho fatto io la scelta, quello di adesso di attaccarlo e tutto. Tu avessi già scelto un'altra cosa. Però secondo me dobbiamo dire qualcosa. Dobbiamo dire qualcosa, secondo me. Per forza. Senti, io dico a cazzo, dai, ci andrà male, va bene. Tanto tu devi andare anche fra poco, dai. Prima dovrò uscire da qua. Devi aiutarmi a uscire! Forza, ci sei quasi! No! Ma porca puttana! Vai, vai Daniel. Vai Daniel. No, no. Mi faccio un secone, cazzo, un secone con doppie mani, un secone con due mani, cazzo, così, porca, con due mani, così, cazzo, 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 se. Madonna. Dio merda. Mamma mia, non ci credo. Scusa la cosa, ma ero eccitato, cioè, eccitato il fatto che sono riusciti a scappare. Quindi ora possiamo dire che se facevamo quello che dicevi te, Daniel sarebbe morto. Sì, ora si sono divisi, cioè Andrew e Daniel si sono divisi con gli altri, però almeno sono vivi. Perché se questa cosa è andata bene, vuol dire che l'altra andava di sicuro male, quella che volevi te. Mamma mia, che culo, però. Io quella scelta lì che ho fatto, l'ho fatta a caso. Cioè, non so neanche cosa ho letto. Mamma mia, che culo. 50 e 50, Dio merda. Daniel! Di qualcosa! Facci sapere come stai! Andiamo prima che succeda qualcosa. Non è che avevo ragione, ho avuto culo e basta, ho avuto. Ho avuto culo e basta, ho avuto. Per quello poi mi sono detto, ero contento. Se cazzo, se cazzo, ma non possono essere morti. Andrew e Daniel si sono divisi. Ora vedi che sono morti Il tutti e mostro se due. n'è andato, ma potrebbe tornare anche adesso. Dobbiamo proseguire. Boh, ci fermiamo qua, direi. Trova Daniel ed Andrew. Ok, quindi siamo Angela, mica era da un sacco che non eravamo Angela. E niente, alla prossima live incominciamo, che dobbiamo vedere dove cazzo sono. Di sicuro sono ancora vivi, però dobbiamo vedere, dai. Ah, comunque, una cosa è chiara, chiaro che se abbiamo detto che per una volta non fa niente anche se ci muore un personaggio, quindi per ora, e dico per ora, potremmo fare ancora il finale perfetto. Per ora. E fidati che adesso ci è andata a culo. Ci è andata a culo perché lì di sicuro Daniel moriva, di sicuro. Perché quello lì con ste asce è il vecchio. E sarebbe l'antenato di Daniel. Quindi se facevamo sbagliato, di sicuro Daniel sarebbe morto. Quindi, dai. Per ora sì. Dai. Ora c'è proprio scritto l'obiettivo. Dalla prossima live iniziamo che dobbiamo trovare Daniel e Andrew e trovare una via d'uscita dal bosco.
Allora, se vuoi, te lo dico già adesso così almeno lo sai già. Se vuoi, io domani sera ci sono. Domani alla sera, sempre così. Adesso ho fatto tardi perché sono. Però domani, se no a mezzanotte ci sarei già domani. Solo che adesso abbiamo iniziato all'una perché ero fuori con Paolo. Se no, se vuoi. Perché io penso che l'abbiamo quasi finito il gioco, eh. Manca poco. Secondo me, poi non lo so. Cioè, non so, dimmi te comunque se puoi oppure no. Poi boh, però solo per dirtelo. Poi ci mettiamo d'accordo domani. Va bene, ok. Così, perché io penso che domani non lo so ancora, non so, non ne sono, cioè nel senso, se domani sera dovessimo fare la live, non so se riusciamo a finire il gioco. Però di sicuro o mancherà una live o due. Una o due abbiamo finito di sicuro, questo l'abbiamo finito. E dai, sono fiducioso per fare il finale perfetto. Se ci è andata bene adesso, dai, ci deve andare bene anche dopo. Dai, vabbè, dai. Niente, ci sentiamo domani allora. E poi ci mettiamo d'accordo domani, poi. E niente. E boh, buonanotte allora. E ci sentiamo domani. Mamma mia, comunque sto gioco è troppo bello. Vedi, un motivo per cui mi sta piacendo sto gioco è che quando ho visto Andrew e Daniel salvarsi, ho detto mi stavo facendo un segone a doppie mani, cazzo. E questo è il motivo che mi sta piacendo. Vabbè, dai. Ci sentiamo domani, dai. Ciao, notte.